Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma io lo ripeto ogni volta, è una schematizzazione ridurre l'aiuto esclusivamente alla dimensione dell'armamento, questa totalizzazione delle armi. O si mandano le armi o assistiamo dal divano al sacrificio di un popolo. È una costruzione macchiettistica. Cosa lo ripeto, c'è in mezzo? Stile... di mezzo ci sono tutti gli infiniti strumenti che la civilizzazione, la civiltà, l'umanità ha inventato. C'è la diplomazia, ma la diplomazia vera, non la diplomazia finta. C'è la possibilità che una serie di paesi, anche di potenze internazionali, conducano un'offensiva di pace diplomatica, elaborando una possibile piattaforma di compromesso e costringendo le parti in conflitto a sedersi a un tavolo. Ma come si costringono, professore? Che l'Europa non debba è una stare domanda a guardare... provocatoria, è una domanda curiosa. Come si fa a costringerli a sedersi al tavolo? Costruendo una coalizione molto ampia di paesi, conquistando anche alcuni paesi incerti, pensiamo alla Cina, pensiamo all'India, che in questo momento stanno forse un po' di più dalla parte di Putin, ma a cui questa guerra non piace. Se si costruisse una coalizione forte di paesi che chiedono ai belligeranti di sedersi a un tavolo e discutere su una piattaforma che permetta a entrambi di salvare il proprio onore, chiamiamo così, e quindi quelle soluzioni di compromesso per cui è nata la diplomazia e per cui il mondo è riuscito a sopravvivere, l'umanità è riuscita a sopravvivere, perché l'assolutizzazione delle posizioni di ognuno e l'affidamento, la pura forza militare per risolvere questioni come questa avrebbe distrutto l'umanità, non saremmo sopravvissuti fino a oggi. Quindi costruire un asse ben più ampio di quello attuale e a quel punto costringere i due protagonisti a sedersi al tavolo. Nel